Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Oggi è mercoledì 1º marzo 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 11 di San Luca, versetti 29-32. Quindi oggi, come abbiamo appena detto, è il 1º di marzo e inizia il mese dedicato interamente a San Giuseppe. Quindi il consiglio che io do a tutti è quello di fare in questo mese il Sacro Manto di San Giuseppe. Sul sito www.veritatemincaritate.com troverete sicuramente tutte le indicazioni necessarie, poi le metteranno su Facebook, su Telegram, sicuramente pubblicheranno. Per poter fare bene il Sacro Manto di San Giuseppe, che si fa per tutto il mese di marzo, ogni giorno, va fatto ogni giorno. Ci saranno anche le indicazioni per farlo in modo corretto, perché alle volte vengono date indicazioni non giuste su come fare il Sacro Manto, rendendolo più pesante di quello che in realtà è. Quindi, se volete, potete andare sul sito e così vedrete. E mettiamo un'intenzione. Ecco, io mi permetto di chiedervi, se non avete intenzioni particolarissime, di chiedervi l'intenzione per Sofonia 3 e nulla, ecco, preghiamo insieme appunto il Sacro Manto. Continuiamo la nostra lettura del libro di Bonhoeffer, La vita comune, e leggiamo. Ieri abbiamo finito proprio con questa espressione: l'esclusione dei deboli è la morte della comunione. Abbiamo visto proprio ieri l'importanza, no? L'importanza di ciascuno di noi all'interno della comunità. E ciascuno di noi deve avere un suo posto e nessuno deve essere lasciato inutilizzato, nessuno deve essere lasciato da parte, nessuno deve essere essere abbandonato. E proprio gli anelli più deboli della catena, scrive Bonhoeffer, sono quelli che devono sentirsi e sapersi indispensabili. Quindi ho fatto l'esempio dei malati, ho fatto l'esempio dei malati terminali, degli anziani e via di seguito, no? Ma non solo loro, tutti quelli che sono più deboli, no? E lui diceva che l'esclusione dei deboli è la morte della comunione. La comunione cristiana, adesso scrive, non può imperniarsi sull'autogiustificazione, dunque sulla prevaricazione, ma sulla giustificazione per grazia, dunque sul servizio. Poi, quando io comincio a portare avanti una logica di autogiustificazione, che si nutre, abbiamo visto, del giudizio, della condanna degli altri, quindi di questo spirito di odio e di prevaricazione e di omicidio spirituale dell'altro, no? Io di fatto sto distruggendo la comunione, sto distruggendo la comunità. Se invece entro nella giustificazione, nell'essere giustificato, non perché io sono più bravo degli altri, ma giustificato in nome della grazia di Dio, è Dio che attraverso i sacramenti, attraverso l'Eucarestia, attraverso la confessione, attraverso la preghiera, attraverso la morte in croce di Gesù, Dio mi giustifica, no? Quindi, se il fondamento sta sull'essere giustificati in nome di Dio, della grazia di Dio,
e quindi dei sacramenti, allora non sarò più un problema dell'autogiustificazione, perché passeremo nella logica del servizio. Non c'è niente da difendere, c'è solo da servire. Chi ha sperimentato, scrive, almeno una volta nella sua vita la misericordia di Dio, da quel momento non vorrà altro che servire. Bello. Forse noi una controprova la possiamo fare così. Quando siamo un po' mossi dall'autogiustificazione, quindi dal giudizio, della condanna, da tutte quelle cose brutte che abbiamo detto nei giorni scorsi, vuol dire che di fatto noi non abbiamo mai fatto esperienza di misericordia di Dio. Ne parliamo tanto, ma una vera esperienza non l'abbiamo fatta. Noi non abbiamo mai fatto l'esperienza di essere veramente perdonati da Dio. Ecco perché non sappiamo servire. Che servire non è semplicemente, non è solamente andare a dare da mangiare al povero. È anche questo, ma non solo questo. È quello che adesso leggeremo, è tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no? Sull'anello debole. Allora lui dice adesso, non sarà più attirato dal superbo trono del giudice, ma vorrà stare in basso con chi è misero e modesto, perché è lì che Dio lo ha cercato e trovato. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre da ciò che è umile. Romani 12, 16. Quindi gli cambia il cuore, no? Se tu hai fatto veramente esperienza del perdono di Dio, ti si cambia il mondo dei desideri. Cioè non vuoi più stare in alto a comandare, ma vuoi stare con chi è misero e modesto. Perché? Perché c'è l'umiltà pelosa? No, perché Dio è lì che mi ha cercato, ed è lì che mi ha trovato, no? Nella mia più grande umiliazione, nel mio peccato, nella mia miseria, Dio mi ha cercato lì e mi ha trovato lì. Allora è lì che io voglio stare, no? Insieme a coloro che vivono così. Ecco, questo è la ragione. Non è per una falsa modestia, una falsa umiltà, ma per questa esperienza che ho fatto del perdono del Signore. Chi vuole imparare, scrive, a servire, perché uno dice, a me piacerebbe imparare a servire. Come si fa a servire? Perché bisogna imparare a servire, eh? Non è che vengo a servire, mi tiro sulle maniche e mi metto il grembiolino e comincio col maestro a dare da mangiare alla gente. No, cioè questa è una parte della realtà del servizio, ma chi vuole imparare a servire, a entrare nella logica del servizio, quindi a essere vero servo, deve imparare ad avere di se stesso un'opinione modesta, cioè non può servire. Non è capace di servire chi di sé non ha un'opinione umile, che vuol dire vera. Chi si crede chissà chi non sarà mai un vero servo. Io dico a ognuno di voi di non stimarsi più di quanto si deve, Romani 12, 3. Sentiamo che cosa scrive, adesso lui cita Tommaso da Kempis. La cosa più importante e più utile è conoscersi bene e imparare a non avere di sé un'opinione eccessiva. Grande sapienza e perfezione si dimostra nel non dare a se stessi troppa importanza e viceversa nell'avere sempre una buona opinione degli altri. Cosa vi sembra? A me sembra un programma di vita affascinante, no? Veramente affascinante. Che appunto uno dice, beh, insomma, vale proprio la pena.
vale proprio la pena vivere in questa maniera, perché come dire, non so come dire, uno ha davanti a sé o la strada della superbia, no? La strada sì, la strada appunto dell'affermazione, del potere, oppure quella dell'umiltà. E uno deve scegliere. Uno deve scegliere. Deve scegliere che cosa voler fare. Ed è bello, no? Vedere che Tommaso da Kempis viene citato da Bonhoeffer, lui che è stato un monaco cristiano mistico e che si presume, non si ha la certezza, si presume essere stato l'autore del libro L'imitazione di Cristo. Quindi capite che, cioè, stiamo parlando, no? Tutti abbiamo letto L'imitazione di Cristo, insomma, che libro. Bonhoeffer, luterano, cita Tommaso da Kempis, monaco cristiano. Interessante, no? Molto interessante. Quindi, conoscenza di sé. Non darsi troppa importanza, pensare bene degli altri. Non vogliate essere saggi agli occhi vostri, Romani 12,7. Solo chi vive della remissione della propria colpa in Gesù avrà una giusta opinione di sé. È vero, eh? Guardate, è verissimo, è verissimo. Avrà una giusta opinione di sé, un'opinione non troppo elevata, e si renderà conto che Cristo è intervenuto con la sua remissione quando ormai le capacità umane non sono più in grado di procedere. Cioè, chi ha sperimentato il sacramento della confessione in modo vero non può cadere in superbia, perché ha sempre davanti agli occhi il miracolo compiuto da Gesù. Cioè, Dio è venuto a prendermi in quel contesto lì, mi ha salvato lì. Se non fosse stato per Gesù, io oggi non sarei qui. E ogni giorno che passa, ogni respiro che faccio, ogni passo che compio di bene è un miracolo. È un miracolo di Gesù che col suo perdono mi ha strappato dal male e mi ha ridato vita, mi ha strappato dalla morte. Proprio quando non c'era più molta speranza, cioè quando nessuno mi guardava, nessuno aveva cura di me, nessuno si accorgeva di me, nessuno avrebbe scommesso 2 lire su di me. Ebbene, Gesù le ha scommesse. Non solo, Gesù è venuto a prendermi, Gesù mi ha risollevato, mi ha ridato dignità. E come faccio, dopo un'esperienza del genere, a non avere una coscienza di me giusta? Né esagerata nell'eccesso, ma neanche nel difetto, quindi non è che mi devo ritenere un buono a nulla, no? Perché anche questo sarebbe sbagliato.
Dobbiamo proprio. Sì, dobbiamo proprio come entrare in questa dimensione del perdono di Dio. Oggi si sente molto parlare della misericordia di Dio, no? È vero? Penso che tutti siamo d'accordo. Tanto si sente parlare della misericordia di Dio. Però non so se avete notato che non si sente molto parlare, ad esempio, di Santa Faustina Kowalska. Non si sente molto parlare di tutto il messaggio che Gesù ha lasciato a Santa Faustina. Si sente molto parlare della misericordia di Dio, ma non si sente parlare dei troni della misericordia di Dio che Gesù ha indicato nel confessionale e nel tabernacolo. È strano. Si sente parlare molto della misericordia di Dio, ma non si sente parlare tanto del sacratissimo cuore di Gesù, che invece Gesù ha chiesto, no? A Santa Margherita Maria la Coque di far conoscere la novena alla Divina Misericordia che inizia il giorno del Venerdì Santo e si conclude la domenica in albis, la domenica della Divina Misericordia, no? Ma quanti ne parlano? Quanti la praticano? Quanti sono pronti per questa novena? Quanti cristiani l'hanno fatta almeno una volta nella loro vita? E questa è chiesta da Gesù all'apostola della Divina Misericordia, cioè se io voglio parlare della Divina Misericordia di Gesù, ci sono almeno due sante che non posso non citare e non raccontare. Una è Santa Faustina Kowalska, perché è proprio l'apostola della Divina Misericordia, e l'altra è Santa Teresa di Gesù Bambino, con quel bellissimo atto di offerta all'amore misericordioso. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo sentito un sacerdote commentare puntualmente, rigorosamente, l'atto di offerta all'amore misericordioso di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo? Lei ci ha messo dentro l'anima per questa cosa, ci credeva fortissimamente in quest'atto di offerta, lo faceva fare a tutti. Ha cercato di convincere il mondo intero per l'atto di offerta dell'amore misericordioso, ma oggi di questa grande opera fatta da Santa Teresa di Gesù Bambino con l'atto di offerta d'amore misericordioso, oggi chi ne parla? Noi che siamo tanto cultori della Divina Misericordia, no? Bene, e chi fa catechesi? Chi ne parla? Chi predica? Chi annuncia? Chi propone ai cristiani? Andate a leggere, andate a prepararvi, adesso vi faccio un ciclo di predicazione di 3, 4, 5, 6 volte quello che sarà, commentando passo passo l'atto di offerta all'amore misericordioso di Gesù. Quindi, di Santa Faustina Kowalska non se ne parla. Di tutto il messaggio dato da Gesù a Santa Faustina sulla Divina Misericordia, ed è un libro, è un libro, c'è dentro veramente tantissimo. Non lo si conosce, va bene. Di Santa Margherita Maria la Coque e tutto il messaggio del Sacratissimo Cuore di Gesù con l'importantissima pratica dei primi 9 venerdì del mese, zero. Con la novena alla Divina Misericordia chiesta da Gesù e fatta da Gesù, cioè l'ha dettata Gesù. Gesù ha dettato a Santa Faustina Kowalska la novena Divina Misericordia, l'ha fatta lui, cioè non è che uno dice l'ha inventata il padre di XY e a me non piace, no, no, l'ha fatta Gesù. Gesù ha detto: oggi mi porterai la schiera delle anime peccatrici, oggi mi porterai tutte le anime dei sacerdoti, oggi mi porterai tutti coloro che, no? Ok, l'ha fatta Gesù, niente. Santa Teresa di Gesù Bambino, l'atto di offerta d'amore misericordioso. Niente.
Io non so quanti cristiani lo conoscono, quanti cristiani l'hanno mai sentito nominare, quanti cristiani l'hanno mai letto. Ma poverino, non è colpa loro. Cioè, se nessuno gliene ha mai parlato, non è che uno se lo sogna di notte, no? Allora mi domando, così, sapete, è una delle mie tante domande, ogni tanto io non so cosa fare e mi faccio delle domande, che sono lì, aperte, no? E le condivido con voi, sono domande. Poi uno dice, vabbè, tante domande, anche Sant'Agostino aveva le sue domande sulla Santissima Trinità, che sono rimaste un po' lì, no? Ecco. E allora anch'io che non sono Sant'Agostino, ho domande più piccoline, che rimangono forse un po' lì. Io mi domando, ma se Santa Faustina non se ne parla, non si conosce, non si sa cosa il suo messaggio, non lo si commenta, non si porta avanti, se non, ripeto, in modo molto, molto, molto sporadico, molto eccezionale. Se non si conosce la novena, o si conosce pochissimo la novena alla Divina Misericordia, che parte dal venerdì santo arriva fino alla domenica della Divina Misericordia, domenica in albis, niente, zero, cristiani che magari neanche sanno. Se niente o poco niente su Santa Margherita Maria la Coq e non si insegna, non si spinge e non si predica affinché la pratica dei primi 9 venerdì del mese chiesta da Gesù a Santa Margherita Maria la Coq venga fatta, se l'atto di offerta all'amore misericordioso di Santa Teresa di Bambino, al quale lei era legatissima, che ci ha tenuto tantissimo, che l'ha fatta proprio in quel 9 di giugno famoso, con tutta la sua anima, che le diffondeva ovunque, che supplicava di farlo, eh? Niente. Scusate. Ma allora, di quale misericordia stiamo parlando? Questa è la mia domanda. Perché io conosco quella misericordia, ma ne esiste un'altra? Ecco, io non ne conosco un'altra. Di quale misericordia parliamo? Uno dice, no, ma stiamo parlando della misericordia di Gesù e di Dio nella Sacra Scrittura. Ah sì, certo. Va bene, ok, ma ci sarà una ragione se Gesù Cristo in persona è venuto a lasciare un libro di memorie a Santa Faustina Kowalska, a Santa Margherita Maria la Coq, a Santa Teresa di Gesù Bambino, ma solo per farvi alcuni esempi, perché ci sono tanti altri poi, Ma ci sarà una ragione, cioè uno dice, no, guarda Gesù, sai che esiste la Bibbia? Forse non la conosci, faccio un Vangelo, no? Ma lì c'è già dentro tutta la Divina Misericordia. E uno dice, non sei venuto per niente, cosa sei venuto a fare? Perché sei venuto a dare questo messaggio, insistito per la Divina Misericordia, la festa della Divina Misericordia, la novena Divina Misericordia, il trono della Divina Misericordia, tutto il dialogo sulla Divina Misericordia? Perché fare tutta sta roba qui sul Sacro Cuore di Gesù? Perché Santa Faustina, Santa Teresa di Gesù Bambino ha fatto l'atto di offerta all'amore misericordioso? Tanto c'è già il Vangelo. È chiaro, no? Che non sta dire, no, ma tanto c'è la scrittura, basta e avanza. No, non è vero che basta e avanza. Cioè, quella sicuramente è la fonte, quella è la sorgente, quello è il punto di aggancio fondamentale, certo, certo. Ma se Gesù in persona è venuto a dire altro, ma non di diverso, ma che approfondisce, che esplica, che mostra e che richiede cose ben precise, indica vie ben precise, è una ragione ci sarà. Stiamo attenti, è un'ipotesi, come uno, io quando esco di casa la mamma mi dice, Giorgio stai attento alle macchine che passano, ma non è che mi investono per forza, però mi dice stai attento. Stiamo attenti, è un rischio che sicuramente non correremo, ma sapete, no? Stiamo attenti che con la scusa della Sacra Scrittura stiamo attenti a non portare avanti
una immagine e quindi un contenuto della misericordia di Dio che in realtà c'entra poco con Dio e c'entra tutto con l'uomo. Tradotto, ma sì, tutto va bene. Ecco, questa non è la misericordia di Dio. Ma sì, tutto va bene, non è la misericordia di Dio. E neanche la scrittura ci trasmette questo messaggio. Ecco, stiamo attenti a non... cioè, le cose devono stare insieme. Se non stanno insieme, c'è un problema. Perché ciò che Gesù ha lasciato a Santa Faustina Kowalska, a Santa Margherita Maria Lacock, a Santa Teresa di Gesù Bambino, è in perfetta assonanza con la Sacra Scrittura, ovviamente. Stiamo attenti che ciò che magari invece portiamo avanti noi col nome della misericordia di Dio, magari, sicuramente no, ma magari potrebbe non essere in così perfetta assonanza con la Sacra Scrittura. Magari. Perché è strano, no? Capite? È strano che con un bagaglio così importante, talmente importante che la Chiesa, il Papa ha istituito la festa della Divina Misericordia la domenica dopo Pasqua, quindi vuol dire che, cioè, capite? Se no, il Papa non avrebbe fatto questa festa della Divina Misericordia esattamente quando l'ha chiesta Gesù. No, come la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, anche questa è la richiesta di Gesù. Non è messa lì a caso, eh? È legata a doppio filo con la festa del Corpus Domini. Quindi, voglio dire, c'è una richiesta di Gesù precisa lì dietro, eh? E la Chiesa ha obbedito, il Papa ha fissato. Ora, vuol dire che dobbiamo dare un briciolo di fede a quanto ci dice Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa di Gesù Bambino e Santa Margherita Maria Lacock, perché la Chiesa stessa ha dato autenticità a queste cose. Ora, è strano che io punti tutto sulla scrittura e queste realtà le snobbo, o non ne parlo, o le prendo in giro, o non le conosco, o non le predico. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché le due cose dovrebbero stare insieme. Una a conferma dell'altra. Una, quindi in questo caso è quello che Gesù ha detto ai santi, che trova il suo fondamento nella scrittura. E lo trova. E lo trova. E la mia idea di misericordia che io porto avanti trova fondamento reale, vero, nella scrittura e nei santi? Se sì, siamo a posto. Se ni, è allora un problema. Allora c'è qualcosa lì dentro che forse non è così genuino, non è così secondo Dio. E allora cosa succede? Succede magari succede che questa idea della misericordia fondata sulla scrittura e poco o niente sui santi, cosa fa? Sdogana il peccato, per esempio. Quindi, mentre Gesù a Santa Faustina dice i troni della misericordia sono il tabernacolo e il confessionale, quindi confessioni frequenti, confessioni fatte bene, noi diciamo, no, vabbè, ma sì, ma no, ma tanto il Signore ha perdonato tutto sulla croce, non c'è più bisogno, ma no, ma non serve, ma sì, ma va bene, ma non... no. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno rimessi. Parola di Dio, ok? È il Vangelo. Sta benissimo con Santa Faustina Kowalska, perfettamente. Sta con la mia idea di misericordia? Ecco, noi abbiamo imparato che il rimando alle fonti autorevoli, che sono la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, i Santi, no? Queste fonti autorevoli devono essere in,
in armonia, in perfetto rapporto di equilibrio e di sintonia. Se io con quello che dico vado a stonare sul pentagramma e taglio una corda, è rovinato l'armonia. Vuol dire che ho tolto qualcosa che era fondamentale che ci fosse. Perché sennò il frutto non sarebbe stato quello. Ecco, io spero di essere stato chiaro. Quindi la vera esperienza della misericordia di Dio, della vera misericordia di Dio, della misericordia di Dio presente nella Sacra Scrittura e ulteriormente specificata, ulteriormente esplicitata, ulteriormente declinata, ulteriormente tutto quello che volete, in Santa Faustina Kowalska, in Santa Teresa di Gesù Bambino, in Santa Teresa di Gesù Bambino, perché dentro in quell'atto di offerta amore e misericordia dentro tante cose su cui riflettere, e in Santa Margherita e Maria Lacock, se questa idea di misericordia si fonda lì, allora io farò questa esperienza del servizio di cui ha parlato Bonhoeffer. Infatti lui dice, sarà pronto, leggo, a ritenere più importante e più urgente la volontà del prossimo piuttosto che la propria. Che danno c'è se ci sono intralci nel nostro progetto? Non è meglio scegliere il prossimo che imporre il proprio volere? Verissimo, eh? Non è meglio servire il prossimo che imporre il proprio volere? Ecco, allora in questo primo giorno di marzo, dedicato a San Giuseppe, come vi dicevo all'inizio, al Sacro Manto, ecco, andiamo tutti a riprendere questi bei messaggi, il bel libro di Santa Faustina Kowalska, il bellissimo libro, la bellissima autobiografia di Santa Margherita Maria Lacock, l'atto di offerta all'amore misericordioso di Santa Teresa Gesù Bambino. Andiamo a riprenderli, leggiamoli bene. Io mi ricordo quando, tanti anni fa, ma ancora non c'erano le registrazioni delle omelie in quegli anni, tanti anni fa, ho vissuto come sacerdote insieme ad altri miei confratelli carmelitani, scalzi, nel convento nel quale ero a quel tempo. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima, guardate, ce l'ho ancora in mente, bellissima. Abbiamo fatto una novena di preparazione dove predicavamo a turno, no? Una novena di preparazione sull'atto di offerta all'amore misericordioso, no? Bellissimo. La chiesa sempre stracolma di gente, no? Che uno dice, no, ma viene perché quel prete lì, perché quello parla bene, predica bene e c'è il carisma. No, guardate, non c'entra niente. La gente viene quando si parla di Dio e quando si parla dello spirito e quando si parla del soprannaturale, quando si parla delle cose eterne. La gente corre. Anche se si trova davanti un povero balbuziente, la gente viene perché non interessa. La gente guarda il contenuto. Poi certo, se c'ho davanti San Giovanni Crisostomo, uno dice, ok, no, è la quadratura del cerchio, benissimo. Ma se c'ho davanti anche uno che non è San Giovanni Crisostomo, va bene lo stesso. Perché se le cose che dice sono vere, sì, va bene, non saranno super seducenti, non mi faranno proprio vibrare l'anima in chissà che cosa, però quel contenuto lì è vero, mi serve, mi dà vita, è bello, ok? Quindi, chiesa stracolma, abbiamo poi preparato una pagellina, no? Mi ricordo, una bellissima pagellina, con l'atto di offerta all'amore misericordioso. Poi, dopo 9 giorni di messe, di preghiere, di adorazione eucaristica, abbiamo il giorno della Divina Misericordia alle 15 del pomeriggio, quindi la domenica dopo Pasqua, 15 del pomeriggio, recita della coroncina a Divina Misericordia, conclusione della novena, ah sì, perché in quei 9 giorni abbiamo fatto la novena, ovviamente, da Venerdì Santo alla Divina Misericordia abbiamo fatto la novena, quindi la novena fatta insieme con la gente, con tutti noi preti, e frati, così. Poi, e sempre l'omelia che spiegava ogni giorno di più l'atto di consacrazione, poi il giorno della Domenica in Albis, super mega bellissima messa, no, solennissima, poi
Alle 15, adorazione eucaristica, esposizione del Santissimo, recita davanti al Santissimo della corongina della Divina Misericordia, benedizione eucaristica. Ah, scusate, ho sbagliato. Recita della corongina della Divina Misericordia e a quel punto, tutti in ginocchio. Guardate, mi viene la pelle d'oca ancora adesso. Tutti in ginocchio a recitare l'atto di offerta all'amore misericordioso. Guardate, quando starò morendo, se il Signore non mi fa morire di colpo, quando starò morendo, ecco, farò una delle cose a cui farò memoria sarà anche questa. Il ricordo di quei giorni, di quei momenti. Ma che bello! Riempie il cuore di un uomo, di un cristiano, di un sacerdote, come non so che cosa. Bellissimo. Sentire tutta la chiesa stracolma di gente, di bambini, di giovani, di adulti, di anziani, di malati, di sani. Tutti che recitavamo insieme davanti a Gesù Eucaristia l'atto di offerta all'amore misericordioso di Santa Teresa di Gesù Bambino. Niente di più carmelitano che si potesse fare. I santi che si facevano staffetto uno all'altro, davanti a Faustina Kowalska, a Santa Teresa di Gesù Bambino, bellissimo. Quindi recita solenne, bella, proprio fragorosa. Sembrava che venissero giù le schiere angeliche, no? Ma bellissimo, bellissimo, guardate, bellissimo. Una musica, era una musica sentirli. Poi, benedizione eucaristica. E poi i sacerdoti si sono andati a mettere nei vari angoli della chiesa e i fedeli con la loro pagellina, che avevano fatto l'atto di consacrazione, venivano e il sacerdote firmava come prova dell'atto di consacrazione che è stato fatto, no? No, guardate, non vi dico, voi non potete immaginare. Persone che piangevano dalla gioia, che ringraziavano come se avessimo dato l'oro. Ma bellissimo, bellissimo. Vedere poi tutti questi sacerdoti, adesso eravamo 1000, eravamo, cos'eravamo, 4, 5, ma vedere questi sacerdoti che erano lì, no, attorniati dalla gente, che firmavano le pagelline, e ognuno poi dovevano portare i fiori, quindi non vi dico, perché ognuno che faceva l'atto di consacrazione doveva portare il suo fiore, quindi non vi dico, quintali di fiori, che non sapevo più dove mettere i fiori nei vasi, ma una roba, guardate, bellissimo, 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 bellissimo. E lì purtroppo però non avevamo raccolto tutte le omelie, perché a quei tempi non c'era tutto quello che c'è adesso. Però se si fa, quando si fa, è bellissimo. Guardate, non escludo di farlo, di metterlo in cantiere, vi do questo anticipo che non do mai, non escludo di farlo a partire dal Venerdì Santo. Magari sono morto, quindi niente, rimane un desiderio che il Signore guarderà lui. Ma penso proprio che lo farò, quest'anno lo farò, se il Signore mi concede la grazia della vita e non solo della vita, e di tante altre cose, e lo farò, vi prometto che lo farò. Farò questa novena di preparazione al giorno della Divina Misericordia e lo farò dal Venerdì Santo. Io dal Venerdì Santo di quest'anno inizierò a fare il commento, la lettura, il commento all'atto di offerta dall'amore misericordioso di Santa Teresa di Gesù Bambino. 9 giorni. Vi leggerò la novena e poi leggerò l'atto di offerta all'amore misericordioso. Per poi arrivare il giorno della Divina Misericordia e vedremo. Adesso non voglio svelarvi tutto perché sennò poi magari non riesco a mantenere niente, quindi e lì vedremo cosa potremo fare di bello insieme. Vedremo, ecco, vedremo cosa sarà possibile, in che maniera, vediamo. E per poter fare nel giorno della Divina Misericordia, ecco, questo atto di offerta, fare tutti questo atto di offerta, l'amore misericordioso di Gesù, sotto i patrocini di Santa Teresa e Gesù Bambino, e offrirci per sempre.
io vi spiegherò cosa Teresa Giovannino dice di questo atto di offerta, che è bellissimo, non c'è bisogno di aver paura di niente, e darci per sempre all'amore misericordioso, a quello vero. Ecco, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lo dato Gesù Cristo, sempre se lo dato.